I primi cinque tamponi sul personale sanitario del reparto di cardiologia, primario Giuseppe Caramanno compreso, sono negativi. Gli esiti delle verifiche epidemiologiche ieri sera hanno portato una ventata di ottimismo e speranza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Medici, infermieri e pazienti erano stati sottoposti all'indagine epidemiologica dopo che una 76enne di Favara, ricoverata al reparto di cardiologia, era risultata positiva al Covid-19. C'è anche un medico risultato positivo a Palma di Montechiaro, tornato da una decina di giorni dal nord Italia. Si aspetta l'esito del tampone per la moglie e il figlio. Ad annunciare il primo caso nella città del Gattopardo è stato il sindaco Stefano Castellino con un video messaggio sui social. Cari concittadini, è appena giunta comunicazione ufficiale, abbiamo il primo contagio da coronavirus nella nostra città. Ho già allertato tutte le autorità competenti, il Comune, le forze dell'ordine, l'ASPI. Tutti stiamo predisponendo le misure necessarie per dare da un lato assistenza alla famiglia, dall'altro ricostruire i possibili contatti che il nostro concittadino contagiato abbia potuto avere in questi giorni, al fine di mettere in isolamento le persone che potrebbero essere a rischio di contagio. Fino a ieri questo sembrava appartenere ad altre comunità. Oggi anche Palma ha il suo primo contagio. Non dobbiamo però farci prendere dal panico. Siamo una grande comunità, lo abbiamo dimostrato fino a ieri, durante la sanificazione della città, con gli agricoltori e i motorini che sono messi a disposizione. L'abbiamo mostrato in questi giorni, a parte qualche piccola situazione, tutti hanno rispettato l'ordinanza sia del sindaco che del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Vi prego, vinceremo questa battaglia, ma dobbiamo restare a casa. Voi che potete, dovete restare a casa. Solo se rispetteremo tutte le indicazioni, le ordinanze, i divieti che le autorità, compreso questo vostro umile servitore di questa comunità, diamo a tutti voi. Più le rispetterete, prima vinceremo questa battaglia. Il presidente Musumeci ha detto che siamo in guerra e di guerra si tratta. Pertanto, senza panico, ma con la lucidità che ci appartiene, con il coraggio che contraddistingue Palma di Montechiaro, uniti, uniti come una unica grande famiglia, vinceremo anche questa battaglia. Vi prego, restate a casa. Restate a casa. Noi siamo qui a servire Palma di Montechiaro, senza mai lesinare sforzi. E se anche ora in questo momento sembra difficile dirlo, ma lo dobbiamo sempre urlare nel cuore, perché la vinceremo questa battaglia e potremo finalmente urlare di nuovo serenamente, viva Palma di Montechiaro!